Mario Carella, allora presidente del comitato regionale del Lazio per quel che riguarda la federazione, grande maestro per quel che riguarda la kickboxing non solo italiana. Allora, Roma sta rispondendo benissimo a questa giornata qui al Pala Torino. È una kickboxing che comincia a prendere quota, a prendere piede proprio nell'immaginario collettivo italiano? Guarda, diciamo che sta veramente rispondendo nel Lazio. Oggi sono veramente soddisfatto perché abbiamo iniziato con un trofeo gioco bimbi che stiamo lanciando qua nel Lazio e c'è stata una risposta di oltre 100 bambini, senza aver detto, quindi ovviamente per loro è stato comunque, anche per i genitori, un momento interessante, un momento di kickboxing dove veramente possiamo puntare al futuro. La risposta è anche buona per il trofeo Last Round che sta ottenendo col Super Tatami, con il ring, con il tatami, veramente c'è stata una risposta. Stasera c'è anche un galà con la Lega Pro Italia che nasce adesso con dei titoli italiani, quindi parliamo di full contact, parliamo di K1, parliamo di low kick. Penso che stasera abbiamo veramente fatto una grande serata qua nel Lazio, grazie anche a Lucio Pedana e alla Last Round, allo sforzo che ha fatto. Voi siete i grandi maestri che hanno fatto la storia della kickboxing, sì. Quando qualcuno non scommetteva neanche su questa disciplina sportiva, oggi siete i pionieri di una nuova frontiera che potrebbe portare questa disciplina sportiva alle Olimpiadi. Guarda, se c'è una, so per voci di corridoio, se c'è una disciplina che probabilmente potrà essere dimostrata alle Olimpiadi è il full contact. Io sono uno dei pionieri e voglio rilanciare questo stile, il full contact, che è abbastanza difficile, però sicuramente a voci di corridoio è una disciplina con i numeri che facciamo che probabilmente sarà dimostrativa alle Olimpiadi, lo spero tantissimo. Il Lazio invece, i numeri cosa dicono? I numeri sono alti, stiamo crescendo, stiamo crescendo sia di numero ma soprattutto di qualità, perché abbiamo una bella scuola di formazione, abbiamo veramente dei buoni tecnici e stiamo ottenendo dei risultati ottimali, perché la maggior parte degli atleti laziali fanno parte delle nazionali di tutte le discipline della kickboxing. Vuoi dirti soddisfatto allora? Soddisfattissimo, ringrazio comunque Donato Milano, ringrazio tutta la federazione perché comunque è sensibile, quindi stiamo veramente lavorando nel verso giusto, nel verso che veramente merita questa federazione, che è l'unica federazione riconosciuta dal CONI, la FBKBMS. Oggi abbiamo anche avuto l'onore di far entrare con noi il Sambo, quindi siamo veramente... stiamo andando a gonfie vele, come direbbe il nostro presidente Donato Milano. Prego.